Questo video è stato reso possibile grazie al programma EA Game Changers. Ciao ragazzi, un salutone al vostro Grinone. Finalmente arriviamo a parlare di carriera. Secondo video di oggi, il primo è su Madden. Dategli una spizzata che è una roba carina e curiosa come gioco. Allora, signori, come sapete, sono stato alla Gamescom, ho provato la build di FIFA che c'era lì e all'interno di quella c'era anche la carriera. Come sapete, l'ho giocata anche nella beta. Dunque, sotto vi lascio una registrazione che ho fatto dove ho iniziato a fare una carriera con il mio Lipsia in maniera abbastanza rapida, perché mi sono trovato il secondo giorno ad avere 3 ore di tempo per registrare tutto, in quanto le registrazioni del primo giorno per un problema legato al mio hard disk erano state cancellate, e quindi ho provato comunque tanto la carriera, come già sapete, e quindi ora ve ne parlo. Iniziamo dalle cose meno belle, perché mi sembra, beh, sappiamo già quali sono le features della carriera, ma mi sembra giusto comunque che voi sappiate per filo e per segno com'è, signori. E quindi gli allenamenti sono, la struttura degli allenamenti è rimasta la stessa di dei precedenti FIFA. Per quanto riguarda il mercato, sapete che non sono stati introdotti prestiti con diritto obbligo di riscatto, cosa che sinceramente, almeno i prestiti con diritto di riscatto che hanno senso all'interno di FIFA, avrebbero potuto introdurli piuttosto che andare a mettere nuove scenette per i trasferimenti. Questa è la mia opinione personale, mentre probabilmente il prestito con obbligo di riscatto non ha tanto senso all'interno del gioco, perché comunque noi dovremmo toglierci una parte di budget che, mentre nella realtà le società hanno tempo per guadagnare e poi andare a pagare, no, il prestito alla fine, su FIFA questa cosa qua viene un po' a mancare, quindi dovremo toglierci il budget all'inizio come se effettivamente acquistassimo un giocatore. Però il prestito con diritto sarebbe da reintrodurlo sicuramente. Fatto il punto su queste due cose, andiamo invece a parlare bene di questo potenziamento dinamico, di questo sistema di gestione del morale, per fare prova alla mano un po' di chiarezza, per farvi capire bene come funzionano queste cose. Quindi voi immaginatevi la carriera come fino a FIFA 19 con queste cose in più. Intanto vi dico subito, il potenziamento dinamico è una cosa che si va a capire, a comprendere, a notare anche dopo un paio di stagioni che giocate. Nel senso, non fatevi l'idea che siccome adesso l'overall del giocatore varia in base a come va la stagione, se facciamo una stagione in cui il nostro attaccante segna 50 gol, passa automaticamente da 70 a 90 di overall. No, non funziona così. In base a come noi faremo giocare i nostri giocatori, la stagione seguente avranno più o meno sviluppo. Quindi potrebbe essere che magari uno che normalmente passa da 80 a 82 lo riusciamo a far passare anche ad 84, per farvi capire terra a terra come sono le cose. Anche i giocatori anziani non hanno più quel drop incredibile dell'overall. Noi, ad esempio, stagione di Quagliarella dell'anno scorso, gli facciamo fare 30 gol in campionato, non mi scende a diventare un nonnetto col bastone, ma rimane comunque sul suo overall e può darsi anche che aumentino il loro valore. Tutto dipende da come gestiamo noi i nostri giocatori. Il sistema invece di gestione del morale, che è strettamente collegato comunque all'overall, al potenziamento dinamico, è molto intuitivo, molto semplice. Io ho notato, e poi ho fatto anche notare con un mio feedback, che tendenzialmente nelle build che ho provato i giocatori si comportano abbastanza bene. Nel senso, non ho visto tante volte, anche quando diamo risposte negative, soprattutto i giocatori, quelli più giovani, quelli che hanno più bisogno magari di fare esperienza, non sono già dei top player che quindi possono permettersi anche di risponderci male, tendono a accettare quelle che sono le scelte dell'allenatore. Se però noi andiamo a simulare tutto, come è quello che ho fatto qui nella registrazione che vedete, a fine stagione vi trovate assolutamente tanti giocatori che non sono contenti, perché ovviamente fa giocare sempre gli stessi. Io ad esempio qui, se non ricordo male, avevo acquistato un giocatore sul mercato, le prime partite non l'ho fatto giocare, ho simulato mi pare un mese giusto per vedere com'era, e non era proprio contentissimo di essere stato acquistato e non aver visto il campo. Quindi comunque bisogna essere bravi a mantenere una gestione della rosa, del morale della rosa e dei vari giocatori, che sia mediamente alto, altrimenti questi possono anche venire a domandarci la cessione, oppure dicono io voglio andare in prestito a giocare dall'altra parte, perché
che non sono contenti. Chiaramente un morale alto va a incidere anche poi in gioco con le prestazioni del giocatore. Per quanto riguarda le conferenze stampa, possiamo scegliere se prendervi parte o meno. Nel menu di gioco possiamo scegliere se prendere parte a quelle pre-partita, mentre per partecipare alla conferenza stampa post-partita lo dobbiamo fare alla fine del match, quindi match che giochiamo. Prima di uscire dalla partita possiamo passare per la sala stampa. Non è possibile quindi simulando andare a fare le conferenze post-partita. Per quanto riguarda i trasferimenti, le meccaniche sono rimaste le stesse. C'è questa tendenza per quanto riguarda i valori dei difensori ad essere un po' più alta, come avevano detto nelle pitch notes. Ripeto, giocando più stagioni, quindi se voi il potenziamento dinamico lo andate a comprendere, a capire, a notare, se iniziate a giocare 2, 3, 4 stagioni con la vostra squadra. Se siete il tipo di giocatore che fa la carriera, fa un anno, massimo 2, già lo andate a notare di meno, perché ovviamente è un qualcosa che riguarda la crescita nel lungo andare dei giocatori. Quindi sostanzialmente la carriera per quanto riguarda menu, per quanto riguarda no, la gestione così varia dell'ufficio, le cose, gli scout, la primavera così, è rimasta pressoché invariata. Quello che andremo a fare sicuramente in più, dare un po' più di profondità dal punto di vista della gestione della squadra, ripeto, è chiaramente il discorso della morale. La varietà delle domande, dei discorsi che andiamo a fare con i giocatori non è comunque chissà che ampia, nel senso che abbiamo a disposizione una decina di linee e di discorsi che ci vanno a fare, no? I vari giocatori, le domande che abbiamo nelle conferenze, soprattutto nel post partita c'è più varietà, perché ovviamente dipende poi dal risultato, ma magari ci chiedono un giocatore dal mercato, se non lo stiamo facendo giocare, quando abbiamo intenzione di farlo giocare, se pensiamo che sia il giocatore importante per il nostro club, oppure i colloqui che abbiamo con i giocatori, quando arriviamo c'è sempre magari il personaggio importante della squadra che ci dà il benvenuto, che vuole giocare, che si stanno trovando bene, che sono contenti. Le risposte, noi diciamo che fondamentalmente le risposte che andiamo a dare hanno tre tipologie diverse: quella che è neutrale, diciamo, la risposta diplomatica, quella che va a dare carica molto al giocatore, e quella invece negativa, nel senso che cerchiamo di fargli stare un po' con i piedi per terra. Ovviamente ho provato a fare un po' di cose. Se noi diciamo, c'è un giocatore che ci chiede di giocare, noi diciamo sì, tu sei per me il giocatore più importante della rosa, sei importante, avrai il tuo spazio, e poi nella partita dopo non lo facciamo giocare, il suo morale scende perché ci chiede: ma perché mi dici così e poi invece non mi fa giocare? Mentre ad esempio se diciamo: guarda, aspetta il tuo momento, avrai il tuo spazio, quando poi non lo facciamo giocare dice: vabbè, sarà per la prossima volta. Quindi comunque le risposte diciamo che hanno comunque, seguono una certa logica. Andare a gestire il morale di tutta la rosa non è semplicissimo, ma non è neanche una grande difficoltà, nel senso che comunque dopo un paio di mesi che avete sotto con la vostra rosa, capite benissimo, riuscite bene a gestirlo. Chiaramente più giocatori abbiamo, più è difficile cercare di mantenere un morale alto per quelli che restano poi in panchina. A livello grafico, dopo a fine video vi lascio, perché è inutile che io faccia due video, ho registrato tutte le varie ambientazioni dei nuovi stadi della Bundesliga, ve li faccio vedere tutti quanti, anche quelli già presenti. Sappiamo che non c'è l'Allianz Arena perché è solamente in PES. Hanno migliorato sì un po' più l'atmosfera, si sente che è un po' più carica, gli stadi hanno delle belle riprese, gli stadi. Quando giochiamo, sto parlando così di cose che mi vengono in mente ragazzi, quando giochiamo e simuliamo le partite hanno tolto l'andamento della partita. È una cosa che però so che uno youtuber australiano, quello che fa le carriere rebuild che poi hanno scoppiazzato qua in Italia, ha fatto notare, e in teoria dovrebbe essere reintrodotta poi nella build finale del gioco. Menu fondamentalmente diciamo sono un po' più leggeri, cioè soprattutto la gestione dell'hub della rosa è un po' più immediato, più facile da utilizzare, user friendly per così dire. Per il resto comunque, a parte il discorso grafico, perché i menu dei vari campionati sono molto belli, c'è quello della Bundesliga, a me personalmente di gusto è piaciuto molto. Abbiamo comunque un FIFA 19 migliorato sotto alcuni aspetti, su altre cose bisogna sicuramente andare a intervenire. Ripeto, discorso dei trasferimenti, gli allenamenti, che si può fare qualcosa di più, insomma sono cose che secondo me poi vedremo più avanti
non hanno magari voluto giocarsi tutte le loro carte. Sta di fatto che comunque anche il potenziamento dinamico è un'introduzione bella pesante, rende più piacevole andare a fare tante carriere, quindi dà un po' più di longevità durante l'anno alla vita della carriera, no, su FIFA. Perché ho provato a fare carriere, ovviamente magari tante parti le ho simulate per risparmiare tempo, però ho provato a fare carriere diverse, cioè nuovi salvataggi con la stessa squadra, cercando di andare o ad acquistare giocatori diversi sul mercato, o comunque di variare gli interpreti, e comunque si nota la differenza di crescita dei giocatori e ovviamente il morale, ripeto, come prima, meno facciamo giocare uno che magari è importante per il club o ha un certo ruolo, un certo peso, più è difficile gestirlo rispetto a qualche giocatore giovane. Quindi cosa possiamo aspettarci, ragazzi, dalla carriera? Sicuramente qualcosa di più rispetto ai precedenti capitoli. Quello che a me, ragazzi, non piaceva tanto era il fatto che comunque, per quanto noi potessimo variare club, potessimo variare campionato, i giocatori da andare a prendere sul mercato erano sempre quelli. Ora questa cosa per fortuna non c'è più ed è una cosa molto 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 importante. Io spero che quello che hanno iniziato a fare quest'anno venga portato avanti, perché sta a significare che avremo cose sempre migliori. Personalmente credo che mi divertirò abbastanza con le mie esonero challenge grazie al nuovo sistema di morale, ragazzi. Non vedo l'ora di dare un po' di risposte caffone a tot giocatori. Queste cose qua poi le vedremo, signori. Ho anche in mente tutta un'altra serie da portarvi, di cui però vi parlerò più avanti. Settembre sarà un mese anche abbastanza particolare, ma non vi dico niente, ragazzi. Diciamo, se devo dare un voto da 1 a 10 per la carriera, mi permetto di dare un 7, nel senso che è più di 6, che sarebbe la sufficienza, perché il potenziale dinamico è sicuramente tanta cosa. Bisogna vedere, giocandola tantissimo, quanto poi, capite, veramente si andrà a sentire la longevità del gioco. Io, avendoci giocato, tenete conto, un paio di settimane, così ancora non sono in grado di avere un parametro per dire è un gioco che posso giocarci 8 mesi e non stufarmi. Però la strada sicuramente è quella giusta. Ora, ragazzi, io vi lascio ai vari stadi della Bundesliga. Voi ovviamente poi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, cosa pensate di fare, se avete deciso di prenderlo oppure se siete ancora un po' indecisi. Quali sono le cose più importanti per voi per quanto riguarda la carriera? Perché poi io dai commenti vostri prendo anche il feedback da girare poi ad EA. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, come sempre, qualità. Ciao belli.